Una formazione alla OSP Europe apre la porta a una carriera di successo, come racconta l'ex allieva e ora imprenditrice Giulia Orengia. Io sono laureata in economia e commercio a Torino, ho fatto un'esperienza all'estero, un master in European School of Business di un anno, 6 mesi a Parigi, 6 mesi a Londra. Poi sono entrata nel mondo del lavoro, inizialmente un anno in una società di revisione e consulenza e poi sono entrata nell'azienda di famiglia. La Business School offre una formazione internazionale e di alto livello. Volevo approfondire i miei studi in economia, fare un'esperienza all'estero, ma soprattutto in finanza. Poi la finanza è andata come è andata e quindi mi sono specializzata in economia, controllo di gestione. L'European School of Business è un ottimo school of management in quanto dà l'opportunità di studiare materie come business strategy, operation management, in realtà diverse da quella italiana, quindi scoprire le piccole e medie imprese in altri stati europei come Francia, Germania, Inghilterra, come sono strutturate e quali sono le dinamiche di una realtà, di un'organizzazione aziendale. In realtà è un'esperienza che permette di conoscere benissimo entrambe le lingue e il fatto di studiare insieme a ragazzi di altre nazioni europee e anche non europee permette ancora di migliorare la formazione, la propria formazione. Ampliare le proprie conoscenze e la propria visione è fondamentale, anche con esperienze fuori dall'azienda di famiglia. Questa è stata una scelta mia. Anzi avrei voluto prolungare la mia esperienza fuori dall'azienda di famiglia, fare almeno 4-5 anni all'esterno, ma proprio per aumentare le proprie conoscenze, avere un'esperienza lavorativa prima, vedendo appunto attraverso questa società di consulenza potevo vedere altre piccole realtà simili all'azienda di famiglia, quindi conoscere le dinamiche di responsabilità, conoscere le dinamiche gerarchiche che ci sono all'interno di una società, e io lo consiglio vivamente, il fatto di fare un'esperienza fuori, perché magari poi si scoprono altri interessi e si scopre di voler intraprendere altre carriere. Si tratta di una piccola media impresa. Noi abbiamo un'azienda di famiglia che si occupa di produzione di componentistica dell'automotive e 16° fornitore Fiat a Torino. L'azienda è stata fondata da mio nonno con i suoi fratelli e è nata come azienda familiare, molto piccola, e man mano crescendo il mercato è cresciuta anche l'azienda con essa. Il consiglio di Giulia è di non scoraggiarsi. Il consiglio che voglio dare ai giovani laureati è, nonostante il periodo difficile di crisi, che i sacrifici fatti per lo studio non devono andare persi, perché diventare imprenditori oggi è veramente complesso, ci sono tante difficoltà da affrontare, tanti problemi, ma con le conoscenze, il capitale, le risorse si può arrivare veramente in alto, si può arrivare ad iniziare un'attività, ad intraprendere un'attività.